cronoprogramma si sta rispettando, i lavori stanno procedendo secondo quello che si era previsto. Chiaro che noi dobbiamo sempre ricordare ai cittadini che la riapertura della galleria è fatta di due fasi, il completamento ovviamente delle opere che sono state previste e poi la valutazione da parte dell'autorità giudiziaria del completamento dei lavori e quindi il successivo dissequestro. Quindi alla fine di questo percorso noi saremo in grado di poter restituire la galleria ai napoletani e potremmo finalmente ridurre i disagi che i tanti cittadini hanno sopportato in questi lunghi mesi. Va chiarito bene che una cosa è la fine dei lavori, una cosa è l'apertura della galleria, perché mentre la galleria quattro giornate, di cui mi sono interessato io, il PM venne, diciamo, con i consulenti, è stato spiegato, è stato fatto e si sono convinti che si poteva non sequestrare, quindi lì è aperto un fascicolo ma non è sequestrata, qui invece è sequestrata, quindi giustamente la procura vorrà garanzie sulla sicurezza assoluta. I tempi della procura non... Quindi prima ho visto la risposta del sindaco, diciamo, se i napoletani si aspettano, diciamo, per dicembre, noi speriamo per dicembre, ma c'è un'aliquota di tempo che dipenderà dalla procura, però così come nella galleria quattro giornate c'è stata una collaborazione istituzionale molto forte, quindi diciamo, speriamo che di poter abbreviare questo segmento che non dipende dall'ANAS e non dipende dal Comune di Napoli. Nel frattempo adesso stiamo anche cambiando l'asfalto e questo lo sta facendo il Comune di Napoli, così ci sarà anche un tappetino nuovo rifatto. Sono quasi completati gli interventi di messa in sicurezza che potrebbero consentire di riaprire entro Natale la Galleria Vittoria, chiusa al traffico da oltre un anno. Questa mattina il sopralluogo del sindaco Gaetano Manfredi con l'assessore alle infrastrutture Edoardo Cosenza è stata l'occasione per fare il punto sullo stato dei lavori con il responsabile territoriale ANAS Nicola Montesano. L'amministrazione sta già valutando la possibilità di un piano traffico straordinario per le festività natalizie. Stiamo lavorando anche con, ovviamente, con la Polizia Municipale, il questore, l'ex questore De Jesu, l'assessore De Jesu ci sta lavorando e poi anche insieme all'assessore Cosenza si valuteremo anche in relazione a quella che sarà la possibile riapertura della galleria di un intervento straordinario per Natale. Faremo un piano che terrà conto della situazione che abbiamo trovato più quella che siamo riusciti a riparare sostanzialmente.